Buongiorno, buonasera, Marco PT. Argomento di oggi, dip alle parallele o flessioni alle parallele. Allora, cosa sono i dip alle parallele? Detti piegamenti anche le parallele. Sono un esercizio che dovrebbe in teoria stimolare pettorali, deltoidi e tricipiti. Secondo alcuni autori, esso addirittura andrebbe a surrogare, a sostituire la panca piana con bilanciere. Chi sono questi autori che propongono le parallele come sostituto della panca piana? Neutro Roberts e Mike Manzer. Già la fonte dovrebbe farvi riflettere abbastanza attentamente sulla solidità di questa affermazione. Allora, come funzionano i dip alle parallele? Sono semplicemente esercizi a carico corporeo, che esistono anche nei calisthenics, nelle routine di calisthenics, in cui il praticante resta in sospensione tra due sbarre rigide, fisse, e si immerge. Dip vuol dire immergere, sarebbe in teoria pucciare. Termine preso da, penso, i nachos messicani che vengono intinti nella salsa messicana e poi mangiati. Diciamo che gli esercizi di dipping sono quelli in cui ci si immerge in uno spazio vuoto e poi ci si risolleva verso l'alto. Dip alle parallele, o piegamenti alle parallele, o flessioni alle parallele. In merito ai cavilli tecnici, prevengo subito eventuali polemiche. In italiano, flettere e piegare sono sinonimi, quindi i professori sono pregati di astenersi dal cercare di insegnare al mondo come si sta, come si campa. Flettere e piegare in italiano sono sinonimi. Basta. Allora, come funzionano? Le regole di ingaggio sono abbastanza semplici. Bisognerebbe scendere fino a infrangere il parallelo, come se fosse uno squat. Mike Manzer addirittura lo definiva lo squat per la parte superiore del corpo. Il fatto è che secondo me lo squat non è neanche questo grande esercizio. Figurarsi lo squat per la parte sopra. Poi vabbè, non ce l'ho con nessuno, sono autori, figli dei loro tempi, nessuna polemica, mi si conceda un minimo di celia. Allora, infrangere il parallelo nel caso del dip vuol dire che la spalla deve scendere sotto il gomito, quindi che l'omero deve arrivare a un'inclinazione che sancisca una infrazione del parallelo. Perché alcune persone passano a effettuare il dip alle parallele? Beh, il motivo è abbastanza semplice: il dip alle parallele è un esercizio che consente molto più carico della panca piana, soprattutto i primi tempi, cioè quando l'atleta è ancora in fase di formazione e ha già comunque una buona propriocezione di spinta, capisce molto velocemente che riesce a sollevare il proprio peso corporeo su e giù alle parallele, infrangendo il parallelo. Non riesce magari a farcela in panca piana. Il motivo è molto semplice: l'attivazione iniziale, ripeto, iniziale dei pettorali è molto maggiore. I pettorali hanno un pre-stretch molto più alto rispetto alla panca piana e la risultante vettoriale tra spalla e polso è più vantaggiosa, più alta rispetto alla risultante spalla-polso che c'è in panca piana quando ancora non si padroneggia l'arco dorsale in panca. Questo sarà un video piuttosto tecnico, che mi farà anche comprendere perché spesso il coaching online è imprescindibile. Ormai le informazioni tecniche nelle palestre non vengono neanche più insegnate e vi si prospetta un futuro di mercenari come me. Quindi puntate le vostre fiche. Allora, dip alle parallele, esercizio molto lusinghiero, molto attraente perché spesso anche i principianti si accorgono che legandosi in cintura a 20 o 30 kg riescono a risalire ottenendo un complessivo di carico tra il loro peso corporeo e il carico in cintura più alto del loro massimale di panca piana. Il colpo di grazia lo danno gli articoletti anni 2000 in cui si dice che le parallele sono lo squat per la parte sopra, che forgiano il fisico come un vero esercizio di forza. E che le parallele sono l'anticamera della ginnastica artistica e quindi vi rendono più atletici. Quindi questo brainwashing, unito alla lusinga del carico facile, va a creare un praticante deficitario in alcuni settori di movimento. Uno su tutti, la chiusura in avanti della spinta. Le
Le parallele hanno una spinta che va verso il basso, cioè le vostre braccia non arrivano nemmeno oltre la linea della cresta iliaca. Mentre in panca piana c'è questo movimento, nelle parallele questo movimento è verso il basso. La parte iniziale coinvolge sicuramente i pettorali, ma il pettorale poi non ha ulteriori coinvolgimenti, non va neanche in squeezing, non va a contrarsi. In buona sostanza, non esercita una tensione che vada a portare in avanti le vostre braccia. Il pettorale, secondo propria anatomia, andrebbe a chiudere in avanti le braccia facendo questo movimento, a prescindere poi dall'arco che usereste in panca piana. Quindi le parallele hanno in verità un eccellente momento di start, però si ferma lì la cosa, cioè la giostra poi si spegne subito. La riprova di quello che dico è che spesso gli atleti, quando fanno le parallele, magari con grossi carichi in cintura, fanno quel movimento a delfino che esce dall'acqua, quel movimento in impennata in cui la spalla è praticamente bloccata, tutto il lavoro viene svolto dal tricipite e dal corpo che si inclina all'indietro. Spesso costoro hanno le caviglie incrociate molto sporgenti verso la schiena, verso tergo, verso la parte posteriore, come dei piccoli gamberetti, insomma, come dei grossi, scusate, gamberetti che hanno queste caviglie molto arretrate, hanno il corpo a forma di C, con queste braccine che spingono, il petto che bascola indietro, e in realtà tutto il lavoro è demandato ai tricipiti e alla leva di spostamento verso l'indietro, alla leva di carico che si sposta verso l'indietro. Allora, quando usare le parallele? Io personalmente non le uso, io sono uno che faceva le parallele con 50 kg in cintura, ero anche abbastanza orgoglioso di questo perché pensavo dentro di me, non soltanto sono forte in parallele, ma mi tolgo anche dal repertorio un esercizio come la panca piana che in passato mi ha strappato un pettorale, quindi ero anche contento perché mi prendevo anche una specie di vendetta. E quindi tutto contento, iniziai questo ciclo di parallele, arrivai fino a fare addirittura, mi pare, qualche singola con 55-57. Lì vi dirò la verità, ragazzi, è anche faticoso doversi legare in cintura tutte queste pezze. Cioè, io ho anche la cintura in cuoio molto robusta con la catena, però in effetti, per caricare 60 kg di peso, 57 quello che sono, bisogna impilare le piastre su un sostegno, passare la catena dal buco delle piastre, agganciarsi il carico in cintura, andare su. Una cosa abbastanza stressante, insomma, ecco. Per poi fare una misera ripetizione con tutto sto ambaradan addosso. Vi dirò la verità, anche a livello di sensazioni muscolari. Io ripeto, ho fatto questo ciclo di parallele 2 anni fa ancora. L'ultimo ciclo lungo di parallele l'ho fatto 2 anni fa. Questo è quando l'ho fatto. A livello di sensazioni, a me le parallele hanno sempre dato dei DOMS molto accentuati sulla parte anteriore dei deltoidi, sulla regione anteriore del deltoide. Poco altro. I pettorali non ho mai avuto nulla. Il lavoro sui pettorali l'ho sempre, sinceramente, svolto meglio con le distensioni su panca piana. Tant'è vero che quando io passai dal ciclo lungo di parallele al ciclo di panca piana, la prima cosa che mi accadde il giorno dopo la panca piana fu avere i DOMS molto, molto forti ai pettorali. E le parallele in verità mi hanno più che altro stimolato il deltoide anteriore. Tricipite veramente poco, lavora più che altro in leva basculante, non è un carico diretto sul tricipite. In verità il perno più sforzato è proprio la glenomerale. In buona sostanza è l'articolazione della spalla, quella che prende il carico maggiore. Il deltoide anteriore ha uno stretch che è veramente pazzesco, quando si infrange il parallele e poi si ritorna su, il deltoide fa una specie di effetto elastico in cui vi risolleva il tronco in maniera subitanea. Onestamente, un conto sono le parallele col sovraccarico che fa un palestrato, un culturista, insomma, un conto è fare le dip appesantite con tanto carico, un conto è vedere un ginnasta che fa le parallele, è tutta un'altra storia. Quindi, per quanto riguarda dove collocare le parallele come esercizio, secondo me le parallele andrebbero svolte a corpo libero, con un alto numero di ripetizioni e alla fine del workout di spinta. Quindi alla fine del workout che contempli petto, spalle e tricipiti nel push day. Come esercizio di potenziamento a sé stante in un'ottica di multifrequenza, io non la consiglio. Peraltro, io quest'estate non farò neanche le split routine muscolari che facevo l'anno scorso. Quest'anno penso che resterò su protocolli assolutamente ricorrenti, assolutamente univoci.
ossessivi, minimalisti e ripetitivi. Io penso che la mia politica quest'anno sarà questa. Non credo veramente più neanche negli ultimi rimasugli di bodybuilding convenzionale. Comunque il discorso delle parallele rimane un punto fondamentale. Se fate bodybuilding con le split routine e i lavori muscolari settoriali, vi consiglio di mettere le dip come lavoro di rifinitura non appesantito, quindi a corpo libero, alto range di ripetizioni. Se fate invece strength training, power building, queste cose qua, le parallele secondo me non sono un caposaldo su cui costruire i vostri workout, cioè come esponente della categoria spinte non sono sto gran movimento. Precisazioni adesso, non è che io sono Hare Krishna del bodybuilding, non sono il sultano dei pesi, non sono l'imperatore del fitness, ok, sono solo un professionista come tanti. Tuttavia, il messaggio di questo video è di non cedere alle sirene dell'allenamento funzionale. La panca piana, rispetto alle parallele, è un movimento superiore. Consente un'escursione di movimento adeguata, vi insegna ad arcare la schiena, consente una chiusura, un lockout anteriore molto importante, soprattutto se restate in depressione e adduzione scapolare. E insomma, in buona sostanza, è un esercizio che anche transfer nella vita reale. Se dovete combattere o spostare carichi davanti a voi o manipolare oggetti o persone, la panca piana ha un transfer effettivo, ecco. Io in passato mi ricordo che provai in multifrequenza la combinazione di lento avanti e parallele. Ricordo che assunsi l'aspetto di una porta blindata, cioè ero largo di spalle, piatto di petto, potevo passare come un foglio di carta sotto le porte praticamente. Abbastanza. Come aspetto fisico non era proprio il massimo, ecco, come estetica. Poi non che io sia Sean Rodan, intendiamoci, però io ho sempre, vi ripeto, puntato sul bilanciamento, quindi le dip, le parallele. Sì, buon esercizio, ma non da caposaldo di scheda, ecco, non da big lift, non è un primal mover, non è un big lift, non è una colonna portante del vostro programma, secondo me. Poi gli adepti, i seguaci, i discepoli di Neutro Roberts, Mike Mentzer e compagnia briscola, fate pure le parallele, mettetemi pure il dislike a questo video, per me è una medaglia al valore, e basta, continuate con i vostri esercizi da Art Gainer. E basta, pace, non ce l'ho con voi. Io ero uno di voi quando avevo la vostra età, penso. E niente, quindi è come un fumatore accanito che smette di fumare e poi si lamenta se vicino a lui al parco giochi c'è uno che si accende la sigaretta. Sarei un ipocrita a criticarvi. Fate il vostro percorso e che Dio vi aiuti. Marco PT, grazie per l'attenzione. Alla prossima.